Paola Caruso è pronta a dare alla luce il suo Michelino. Quando ha scoperto di essere incinta stava registrando Pechino Express e proprio per questo ha dovuto lasciare il reality game di Rai 2 e ritirarsi, ma al suo ritorno non ha trovato un compagno felice della notizia ma solo un uomo che è stato capace, a suo dire, di tradirla e farsi manipolare fino ad averla cacciata via in malo modo. La diatriba tra i due continua e mentre il parto si avvicina i due continuano ad accusarsi reciprocamente per via di tutto quello che è successo in questi mesi, mettendo in mezzo anche la famiglia di Francesco Caserta che ha sempre risposto a tono alle accuse della showgirl calabrese. Come andrà a finire? Al momento sembra proprio che Paola Caruso partorirà e avrà il suo bambino da mamma single, ma non ha voglia di tirarsi indietro e alle pagine del settimanale Nuovo conferma: farò il test del DNA al mio bambino per provare che non ho mentito e che questo figlio è di Francesco. Dal test del DNA al parto punto non sembra aver cambiato idea Paola Caruso che, dopo l'annuncio fatto a Domenica Live, sembra intenzionata ad andare fino in fondo alla questione anche se ammette, sarò una mamma single ma felice, non vedo l'ora di stringere Michelino tra le mie braccia. Ho accanto la mia famiglia, il mio agente Alberto Cellerino, il mio avvocato e la mia cara amica Maria De Angelis. In questi giorni la Caruso ha dato una festa alla prima di mio figlio Michelino per festeggiare il nono mese di gravidanza e i pochi giorni che la separano dal parto, ma al settimanale Nuovo ha avuto modo di parlare della sua presunta madre biologica e della lettera arrivata alla redazione di Domenica Live. Ho sofferto tanto nella mia vita e non voglio illudermi. Farò il test del DNA prima di conoscerla perché non voglio incontrare una persona, affezionarmi e poi soffrire ancora. Una serie di risposte che potrebbero cambiare la vita di Paola Caruso stanno arrivando, vedremo tutto in TV. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.